io non guardavo mai la TV. Ho vissuto molti anni all'estero e quindi non potevo guardare la TV italiana. Però tutte le volte che tornavo in Italia facevo un gesto semplicissimo. Accendevo la televisione. Accendevo la televisione e quello che vedevo mi stupiva. Primo punto che vi chiedo di tenere a mente. Vedevo cose che non vediamo negli altri paesi europei, almeno non in questa quantità. Guardavo e mi domandavo, e come ho sempre fatto fin da bambina, di fronte a delle cose che non funzionano avevo voglia di reagire, quindi telefonavo agli amici che vivevano in Italia, perché pensavo di aver colto qualcosa che non funzionava, ma solo in quel momento. Marco, un amico, Marco, ma sono davanti alla televisione, sono le 6 del pomeriggio, ci sono bambini e bambine davanti e c'è una ragazza sotto il tavolo, come se fosse le gambe del tavolo. E la risposta era: ma Lorella, scusa, questa è la televisione. Ah, tornavo all'estero. Dopo qualche mese tornavo, accendevo la TV. Mamma, scusa, accendi la televisione. Sto vedendo una cosa pazzesca. Credo di aver beccato un'immagine che non può andare in onda. Sono le 6 del pomeriggio. C'è una ragazza appesa come un prosciutto, come in un campo di concentramento, col sedere scoperto, quasi nuda, e tutti ridono. Telefoniamo la trasmissione. E mia madre rispondeva: ma è la TV. La stessa risposta che mi aveva dato Marco, che aveva un'altra età, un'altra cultura, un altro ambiente, un altro mondo. Quindi mi accorgevo che mentre ero stata via, la televisione era diventata quella cosa che vedevo quando tornavo, e pensavo: ma in quante famiglie arriva? Quante persone sta influenzando? Quante ragazze e ragazzi? Quanti bambini e quante bambine? Ma non vedevo una reazione e mi chiedevo come mai. Quindi ho avuto voglia di fare qualcosa. Non era esattamente il mio mestiere, ma volevo arrivare ai ragazzi e alle ragazze italiane. Ho detto: come ci arrivo? Un libro? Sì, ma un libro, poi i ragazzi e le ragazze non lo leggono. Un video. Ok, proviamo a fare un video. Quindi ho chiesto a degli amici che lavoravano in questo campo, mi ho detto: facciamo un video da mettere online, quindi breve, che arrivi ai ragazzi e ragazze. Obiettivo: innalzare il livello di consapevolezza, dire non è così da tutte le altre parti, la TV può anche fare bene, non per forza fare male, può rappresentarci bene, non per forza rappresentarci male, ci sono degli esempi. Ci siamo messi insieme ad altri due amici, Marco Malfi e Cesare Cantù, abbiamo visto in poche settimane 400 ore di intrattenimento televisivo. Ci siamo focalizzati sull'intrattenimento e da quello abbiamo ricavato 20 minuti di un video che abbiamo deciso poi di mettere online. Oggi non possiamo vederne tutti i 20 minuti, ne vediamo 3 minuti, uno spezzone. Ricordo quando Marco mi diceva che la TV ha un potere incredibile. Pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne che ci rimandano un'idea di donna contraffatta, irreale. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? Dei 45 muscoli facciali, a parte quelli necessari per masticare, baciare, odorare, soffiare, tutti gli altri servono per esprimere emozioni. Più articolato e complesso sarà il carattere, intendendo per carattere la nostra essenza più profonda, più individuale sarà l'espressione del volto. Cosa stanno nascondendo questi volti? Perché le donne non possono più apparire con la loro vera faccia in TV? Perché non c'è più nessuna donna adulta che possa mostrare il suo volto? Perché questa umiliazione? Dobbiamo avere vergogna di mostrare la nostra faccia? Dover nascondere le nostre rughe,
Il passaggio del tempo che lascia le sue tracce sul nostro volto è dunque una vergogna? Ennesimo sopruso a cui nessun uomo viene obbligato. Diceva Anna Magnani al truccatore che prima del ciak stava per coprirle le rughe del volto. Lasciamele tutte, non me ne togliere nemmeno una, ci ho messo una vita a farmele. Perché non reagiamo? Perché non ci presentiamo nella nostra verità? Perché accettiamo quest'umiliazione continua? Perché non ci occupiamo dei nostri diritti? Di che cosa abbiamo paura? Abbiamo messo questo video online 4 anni fa, non abbiamo investito un euro in campagne stampa, non abbiamo un agente che ci rappresenta. Dal giorno dopo è stata un'esplosione. Avevamo un blog, Il Corpo delle Donne, migliaia di persone che ci scrivevano. Il tema conduttore e la cosa più comune che ci scrivevano era: pensavo la stessa cosa, ma non avevo le parole per dirlo. Pensavo la stessa cosa, ma non avevo le parole per dirlo. Perché questa attenzione che abbiamo da 4 anni sulla televisione? Molti ci dicono, ma Zanardo, adesso è internet, perché questa attenzione per la televisione? Allora, andiamo a vedere un pochino i dati. Se io chiedessi, per esempio, a questa platea, se volete rispondermi, chi di voi non ha la TV? Ok, io vi vedo da qua, non so dirvi in percentuale, ma un 2-3% della platea. Chi ne ha una? Ok, grazie. Chi ne ha due? Ok, chi ne ha tre? Ok, chi ne ha quattro? Ok. Allora, quando andiamo in giro per l'Italia, da qui che cosa vi posso dire? Chi non ne ha è un 2-3%, no? Chi ne ha una e chi ne ha due era la maggioranza. Quando andiamo in giro per l'Italia, questo è il dato più ricorrente. Cosa ci dicono i dati? L'utenza complessiva, il 98 e poco più per cento delle persone ha la TV. Che cosa vuol dire? La TV continua a essere un mezzo visto dagli italiani e dalle italiane. Tutti o quasi tutti abbiamo una, due, al sud quando facciamo questa domanda, da Roma in giù spesso 3 o 4, il sud è alto consumante, si dice in gergo, di TV generalista. Perché ci tengo a dire questo? Vuol dire, stiamo capendo qui oggi insieme, che la TV continua a essere il maggiore mezzo di informazione per gli italiani e le italiane. Lo dico perché l'altra sorpresa che abbiamo avuto da quando è uscito il documentario è che c'erano persone, poche, ma le persone che hanno una grande influenza, che sono le persone che dirigono i giornali, gli intellettuali, i professori universitari, che alzavano la mano ai nostri dibattiti e dicevano: Zanardo, però io la TV basta non guardarla. Non è così semplice. Basta non guardarla per noi che scegliamo oggi di essere qui a sentire una cosa bella. Ma gli italiani e le italiane guardano invece la TV. Perché? Perché siamo scarsi lettori di quotidiani, ecco perché è importante correlare i dati, e perché c'è anche un altro dato. Se noi confrontiamo i dati di quanta gente guarda la TV in Italia, è lo stesso numero di persone che troviamo in Inghilterra. In Inghilterra abbiamo lo stesso numero di utilizzatori di TV, ma gli inglesi poi leggono tanti quotidiani. Voi potete dirmi, Zanardo, Rendi, il Sun, certo, ma lo leggono. Vanno a teatro a vedere anche spettacoli miseri, ma ci vanno. Leggono libri brutti, ma li leggono. Quindi le informazioni agli inglesi vengono da diversi canali. Agli italiani e alle italiane principalmente vengono dalla televisione. Incrociamo questo con un altro dato, dati OCSE recentissimi. Abbiamo il tasso di abbandono scolastico tra i più alti d'Europa, in particolare in alcune zone della Campania. C'è il tasso di abbandono scolastico più alto d'Europa. Guardate, questo è il dato più allarmante che abbiamo sentito negli ultimi anni. E perché è importante? Quando cresciamo ci sono 3 potenti agenti di socializzazione. Poi se ne aggiunge un quarto da adulti, che è il mondo del lavoro, ed è la famiglia, la scuola e la TV.
La famiglia stamattina, prima di venire qui, mi ha chiamato una radio e mi ha detto: Zanardo, cosa pensa delle bambine che si prostituiscono? È colpa delle madri? E la mia risposta è: i cittadini di un paese democratico non sono l'effetto di un caso, ma sono il risultato di un processo educativo. Quindi non voglio deresponsabilizzare le famiglie, ricordando che però ci sono anche i padri, ma vorrei puntare il dito su una cosa: dobbiamo assolutamente potenziare gli altri due agenti di socializzazione, che sono la scuola, che viene perennemente depauperata negli ultimi anni, e tornare ad avere un servizio pubblico degno di questo nome, perché attraverso la TV possiamo fare dei cambiamenti epocali. Dico solo velocemente che negli anni 60 c'era una trasmissione, lo dico per i più giovani e le più giovani, che si chiamava Non è mai troppo tardi. Se lo dite adesso, qualche intellettuale storce il naso e dice: ma vogliamo rivolgersi al passato? No, ma in quegli anni venivano persino dal Giappone a imparare come si faceva buona televisione in Italia. Attraverso quella trasmissione 1,5 milioni di italiani prese la licenza elementare. Tornare a fare buona TV, impossessarsi almeno di un canale televisivo, vuol dire cambiare le sorti del paese. C'è anche un tasso altissimo di analfabetismo funzionale, vuol dire che non siamo più illiterati, nel senso sappiamo leggere e scrivere, ma a stento capiamo dei ragionamenti che siano un po', anche solo un pochino complicati. C'è un dato che non tutti conoscono, ma è importante. Siamo migliorati un po', ma nel Global Gender Gap Report, che viene stilato dal World Economic Forum, l'Italia è al 70° posto. È un indice che misura la differenza che c'è tra i sessi. Badate che tutti i paesi europei sono tra i primi 20. È un dato di cui in Italia si parla poco. In aprile ho passato una settimana per conoscere il sistema delle pari opportunità in Svezia. Il primo ministero con cui mi hanno fatto incontrare è il Ministero dell'Economia. E ho chiesto: come mai? Perché non mi fate incontrare il Ministero delle Pari Opportunità? E il ministro mi ha detto: perché noi, passando dal 5° posto al 4° posto, e quindi dando più occupazione alle donne, e di conseguenza più asili nido per permettere di lavorare, miglioriamo il PIL. Quindi è un dato estremamente importante quello di cui stiamo parlando. Una rappresentazione che aiuti le bambine, ma anche i bambini, vedremo in ultima analisi, a direbbero gli inglesi, a essere empowered, no? Ad avere non vedersi rappresentati sempre solo come oggetti. Da ultimo, siamo a Como, che è Lombardia, che è in Italia, ma che è in Europa. Per chi di voi viaggia o ha a che fare con i paesi europei, sappiamo che l'immagine che abbiamo data anche attraverso la nostra televisione non ha certo aiutato l'immagine del nostro paese e ad ottenere la credibilità che ci meritiamo. C'è poco tempo e vi voglio parlare della cosa forse più bella che è successa dopo questo documentario. Le persone che ci hanno scritto di più sono state, alcune so, le ho viste, sono qui, sono state le insegnanti e gli insegnanti di tutta Italia. Riceviamo da 4 anni al nostro semplicissimo blog ilcorpodellecdonne.com e alla nostra pagina Facebook migliaia di richieste da tutta Italia, e qui c'è un grido. È strano che degli insegnanti debbano scrivere un blog, e dicono: dateci degli strumenti di educazione ai media. C'è un gap tra noi, bravissime, noi incontriamo insegnanti e insegnanti che sono eroi ed eroine, ma non sono più formati da anni. Quindi dateci degli strumenti, perché di fronte a noi ci sono i nativi digitali che guardano tante immagini. Quindi abbiamo strutturato un corso da 4 anni, si chiama Nuovi occhi per i media, strumenti di educazione all'immagine e ai media per tutti e tutte. Andiamo quindi nelle scuole da veri attivisti e non diciamo non guardare la TV, perché in un paese democratico la TV è un diritto e le persone vogliono ed è giusto che guardino la TV, ma chiediamo una TV migliore e al contempo non consegniamo un'altra generazione al nulla, e quindi diamo strumenti. Cosa vuol dire? E avviene lo stesso passaggio che avviene quando impariamo a leggere. Attraverso la capacità di leggere le parole possiamo in un futuro agire la cittadinanza attiva, saremo meno manipolabili. La stessa cosa avviene con le immagini. Non dire ai ragazzi non guardare la TV, ma dire guardala con occhi responsabili. Facciamo un piccolo esperimento, andiamo nelle scuole, registriamo molto di quello che viene mandato in onda e diciamo: cosa avete visto ieri ragazzi? Transformat, che è una trasmissione che va in onda in fascia preserale. Benissimo, la guardiamo insieme e poi chiediamo:
Avete notato qualcosa? C'è qualcosa che ti disturba? Sapresti dire la telecamera come viene usata? No. Perfetto. Lo rivediamo con delle indicazioni. Eccoci qui. Allora, presentiamo i concorrenti, Francesca, sì, di questa puntata. Ormai sei una velletta a tutti gli effetti. Basta, non sei più la super ospite. I concorrenti di questa sera iniziamo con Alessia, sì, che ha 18 anni e arriva da Putignano. È una studentessa, ma è anche una ritrattista. Bene. Complimenti. E poi? Poi abbiamo Francesco, che ha 27 anni, arriva da Bologna e mi incuriosisce questa cosa perché è un barman. Mi piace molto la macchina per cucire. Sì. In effetti, io ho una grande passione per la moda e ho iniziato anche a cucire, insomma. Hai esaudito tutte le tue curiosità? Poi ti chiedono i vestitini. Chiamiamoli vestitini. E poi? Poi abbiamo la nostra concorrente Francesca, ha 19 anni, arriva dalla provincia di Caserta, in particolare da Santa Maria Capua Vetere. Detto giusto? Giusto. Perfetto. Lei è una studentessa e inoltre fa anche l'hostess. Sì. Quindi... possiamo iniziare allora? Iniziamo subito! Bene, vai in posizione! Allora, so che fa ridere, però immaginatevi, in assenza di altri agenti di socializzazione, là dove le famiglie non riescono più a tenere, dove la scuola non riesce più a tenere, queste trasmissioni vanno in onda da 30 anni e peggio, 5 reti su 6 in tutti gli orari. E questo creano dei modelli. Quindi non interroghiamoci più da adulti quando poi leggiamo sui giornali. Tutto questo, molto di questo parte. Comunque è un mezzo stupendo che potrebbe fare molto. Andiamo in migliaia di scuole, in alcune regioni come la Toscana e il Trentino sono partiti dei progetti di formazione formatori e laddove siamo stati aiutati finanziariamente, in Toscana sono già i 30.000 i ragazzini che hanno potuto seguire le ragazzine i corsi di educazione all'immagine. È un'emergenza, le scuole lo vogliono, ultimamente abbiamo avuto l'interessamento del Ministero, speriamo di riuscirla a fare perché senza soldi non si può fare nulla. Finisco dicendo con delle notizie positive. La stessa cosa che vi ho raccontato nella televisione accade nelle pubblicità, quindi l'immaginario intero dell'Italia è caratterizzato da una profonda oggettivizzazione delle donne, ma in ultima analisi anche degli uomini. Le stesse marchi che in Italia usano dei simboli, diciamo, sessuali, all'estero usano degli altri simboli. C'è uno yogurt che in Italia usa dei simboli sessuali da 20 anni, negli altri paesi d'Europa usa le capre, le mucche, il prati verdi. Quindi perché da noi? No? Perché questo crea dei modelli e quindi di conseguenza le generazioni crescono. È un modo di depotenziare, è un modo di non rispettare il terzo articolo della Costituzione, che oltre a dire che siamo tutti uguali recita che ognuno deve essere messo in grado di esprimere al meglio il proprio potenziale di persona. E quindi questo immaginario non ci aiuta. Questa è la buona notizia. Il lavoro che abbiamo fatto noi e tantissimi altri attivisti negli ultimi anni ha fatto sì che ci siano migliaia di ragazzine che i media non raccontano, e ve lo dico io, perché non ci sono solo le ragazzine che vogliono fare le veline, e comunque di quello è responsabilità della mia generazione, migliaia di ragazzine che io chiamo le attiviste anonime e di ragazzini, un 30% che ci segue maschio, che sta rendendo il paese migliore. Chiediamo ai media che lo raccontino. Protestano civilmente, scrivono, dedicano un'ora tutti i giorni del loro tempo, e sono migliaia, a scrivere alla TV
alle agenzie di pubblicità dicendo: quella pubblicità mi offende. Firmato Lorella Zanardo, Giuseppina Rossi, Mariolina Bianchi. Lo fanno da anni, il 70% delle pubblicità che avete visto sono state ritirate in questo modo. Anche in Rai questa onda sta arrivando, nonostante tutti i problemi che sappiamo. Ci sono migliaia di giovani che i media non raccontano e che stanno cambiando il paese. Ecco, io vi volevo lasciare con questo dicendo: sosteniamole, sosteniamo, perché il patto generazionale altrimenti rischia di interrompersi, invece è una spirale che ha il diritto di continuare. Finito.